Ho già pernottato qui questo inverno. E spariamo un'altra busta di carne secca. Stesso setup di ieri, ma con vista fuoco. Guardate cosa ho trovato al supermercato danese. Qui parlava dei fuochi. Elicottero disturbi le mie riprese. Potresti andartene da un'altra parte? Ecco, lo sapevo. Ti ho offeso. Siamo ad inizio settembre e qui in Danimarca le temperature si stanno già abbassando. L'autunno arriverà presto e se ne andrà altrettanto velocemente per lasciare il posto ai mesi invernali che saranno grigi e freddi. Sono venuto a fare una passeggiata in quest'area forestale, molto bella. Ho come l'essenziale per accamparmi, cibo ed acqua per un paio di giorni. Se vi piace la pace e il silenzio della natura, lasciate un bel like e state con me. Ho già pernottato qui questo inverno, è un posto tranquillo, si può sia campeggiare che accendere il fuoco. Per la notte ho portato, oltre naturalmente al tarp per allestire il rifugio, il mio materassino Thermarest e il Lightline 300 di Cumulus. Ho già fatto un video dove parlo nel dettaglio di questo sacco a pelo, ve lo lascio in schermata finale, mentre se volete curiosare tutto il mio equipaggiamento vi ricordo che trovate i link in descrizione nella sezione equipaggiamento. Mi sono collato la Ridgeline. Questa è la mia sistemazione per la notte. Ho pure il cuscino di lusso. Adesso ci vuole che faccio un po' di legna. Aspettate, se non mi rincollo un'altra volta la Ridgeline. Ci vuole che faccio un po' di legna, così accendo il fuoco, perché non è che ci sia rimasta ancora tantissima luce. Però prima voglio fare uno spuntino. Carne Secca Italia mi ha mandato un po' di buste ormai già da diverso tempo e non ne ho ancora provata nessuna perché volevo fare l'assaggio insieme a voi. Oggi in velocità, vediamo un po', proviamo questa qui. Coppiette di maiale, quelle speziate, vediamo un po'. Prodotto tradizionale italiano. Prodotto e confezionato in Italia. Profumo. Questo qua ovviamente non è da mangiare. Buone. Non so se avete mai mangiato le coppiette. Queste qui, essendo di maiale, sono molto saporite e anche molto piccanti. Mi sta a salire adesso la piccantezza. È uno snack da consumare al volo quando vi sale la botta di fame. Magari come alternativa a un qualcosa di dolce. Ora me la finisco.
le altre buste le proviamo stasera o domani. Adesso comincio a far legna, se no mi riduco a farla col buio come mio solito. Corteccia di betulla, altamente infiammabile e ottima per accendere il fuoco. Guardate cosa ho trovato al supermercato danese. Raga, questa è roba da veri intenditori. Non potevo non prenderla. Knorr ai bei tempi era fissa nello zaino. E questo tipo di pasti qua, secondo me, sono un classico. Li definirei quasi un cult dell'escursionismo. Ma l'escursionismo, quello ignorante, quello un po' low cost, attrezzato ma non troppo. Comunque sia, bomba. Dopo il panino con la frittata, subito sotto ci stanno le buste della Knorr. Ma attenzione, perché queste qui non sono le classiche buste, quelle che mettete dentro il contenuto nell'acqua e poi dovete mescolare per 10 minuti e far cuocere. Qui si mette l'acqua direttamente dentro e si magna direttamente dal barattolo, come del resto è scritto qui dietro, vedete? In maniera molto esaustiva e soprattutto comprensibile. Un'altra volta elicottero. Ma che c'è? Si è perso qualcuno? C'è un fuggitivo? Che c'è? In pratica bisogna riempire con l'acqua fino a dove ci sta il segno, chiudere e aspettare 5 minuti. Ragazzi, per essere una roba disidratata, devo dire che non è affatto male.
Grazie Gnor, che mi tieni compagnia e mi ricordi i bei tempi andati. Con i tuoi pasti semplici da preparare, ma ugualmente palatabili. Questo è il momento del delirio, eh. Raga, si è fatta l'ora, me ne vado a dormire. Serata splendida, fa freschino, brezza leggera, ma niente pioggia. Buongiorno. Ho dormito piuttosto bene. Ha tirato parecchio vento, ma ho azzeccato l'orientamento del rifugio e quindi sono stato al riparo. Rapida colazione. E poi inizio a smontare tutto perché voglio spostarmi. Ma so quanto è duro. È peggio della carne secca. A me c'è bene un po' d'acqua, va. Che se no rimane incastrato là, non ci va sotto. Mi sono rimesso in movimento, ragazzi. La giornata è un po' grigia, ma almeno non piove. Ora, di qui a breve, dovrei sbucare su una strada forestale che mi condurrà sul luogo del prossimo campo. Mi raccomando ragazzi, quando fate un campeggio portate sempre via i vostri rifiuti. Se sono zozzi li mettete in un sacchetto e li legate allo zaino, oppure li portate a mano come sto facendo io adesso. Io porto via proprio tutto, anche le bucce della frutta, che sebbene siano biodegradabili sono comunque dei rifiuti prodotti da me e non è proprio il massimo farli trovare alle persone che arrivano dopo. Ho raccolto anche un paio di lattine che ho trovato nel bosco, quindi mi raccomando, impegniamoci. Noi escursionisti siamo in prima linea e quindi dobbiamo cercare di essere dei buoni guardiani del bosco. Ho trovato delle more. Mi faccio una seconda colazione. State con me. Si intravede addirittura qualche raggio di sole, incredibile. Eccoci arrivati, questa sarà la mia casa per stanotte. Che ve ne pare? Bello, eh? Di lusso proprio, c'ho pure la legna già pronta. Lì c'è un pannello informativo, adesso andiamo a leggere che dice. Tutto in danese, però vedete che
qui c'è il QR code, quindi noi lo scansioniamo. Eccoci qua, selezioniamo la lingua inglese e qui ci dice tutto quello che possiamo fare, vedete? Dice che questo sito può essere utilizzato da piccoli gruppi, scusate che non riesco a leggere attraverso la telecamera. In pratica dice che ci si può accampare in piccoli gruppi con le tende per massimo 2 notti. Il numero di emergenza da chiamare, evitare di lasciare rifiuti, non dare fastidio alla fauna selvatica. Qui parla dei fuochi e dice che sono permessi solo negli appositi braceri come quello che c'è qui, quindi di non accendere fuochi liberi nella foresta, e altre informazioni. Molto molto figo. Come vedete ragazzi, qui in Danimarca è veramente molto facile avvicinarsi alla pratica del bushcraft, del campeggio essenziale, perché comunque di zone come queste ce ne sono veramente tante. Ok, non siamo sulla cima di una montagna, non siamo nel bel mezzo del nulla, ma è comunque un posto tranquillo e riservato in mezzo alla foresta, dove potersene stare in santa pace a fare un bivacco nel pieno rispetto della natura e delle leggi. Sarebbe molto molto bello se si potesse fare una cosa simile anche da noi. Visto che si è fatta una certa, io manco ho pranzato, adesso facciamo una bella merendina e spariamo un'altra busta di carne secca. Stavolta andiamo sul manzo insieme con i crackers norvegesi, qualità stecca, mamma mia che profumo. Molto saporita, si sente molto la affumicatura. Per la notte stesso setup di ieri, ma con vista fuoco. La legna mi va di lusso stavolta, ce n'è già tantissima qui nelle vicinanze del campo, quindi non devo fare altro che tagliarla. Ho acceso il fuoco e fatto un po' di fotografie, nel frattempo mi si è fatto buio, ma in realtà avevo da mostrarvi il coltello. Approfitto della situazione per farvi vedere un po' più da vicino il Lusievo, che ormai è diventato uno dei modelli di punta di Neanderthart. Dario ne sta vendendo tantissimi, finalmente ho ricevuto anche io il mio esemplare e sono contentissimo. Voi sapete che io prediligo i coltelli di piccole dimensioni, questo qui è classificato come neck knife, ma per i miei standard una lama da 8 cm è quella di un coltello normale, che va bene per tutti i classici lavori di intaglio che si rendono necessari durante un bivacco. In questo caso, come avete potuto vedere, l'ho utilizzato per sezionare dei tronchetti per accendere il fuoco. Il coltello è molto tagliente, si maneggia molto bene. Mentre me ne stavo qui davanti al fuoco ho fatto il mio classico dry stick. Ho trovato qui poco lontano un po' di rami verdi che qualcuno ha tagliato
di recente, anche se non si potrebbe fare. L'acciaio Niolox. Per quanto riguarda il manico in G10, invece, Dario ha sviluppato diversi tipi di pattern che potete scegliere al momento dell'ordine. Io ho deciso di tenerlo liscio perché per le mie esigenze questa è l'opzione migliore. Ho tirato sul fuoco in modo che faccia un po' di luce. E qui c'è il cartoccio, il mio classico cartoccio con dentro un paio di Viustel. Il profumo è notevole, e anche la vista. L'ultima volta che ho mangiato questi Viustel mi trovavo in un rifugio di legno della Danish Nature Agency in pieno inverno, in mezzo a una bufera di neve, faceva un freddo cane. Quella sì che è stata un'esperienza. Se vi siete persi il video, andatelo a recuperare, ve lo linko in schermata finale. E intanto vado col secondo. Oggi è stata una bellissima giornata, temperature miti, si è visto anche qualche sprazzo di sole, cosa per niente scontata da queste parti. Stasera ha rinfrescato nuovamente, ma la cosa non mi preoccupa perché sono ben coperto. Adesso aspetto che si spenga un po' il fuoco e poi mi metto giù. Buongiorno. Stamattina me la prendo comoda. Caffè danese, extra lungo. E corni big. Questo faccio a callo, ce l'ho la fustellatrice a bandiera di Andrea Papini. Ragazzi, sono stati 3 giorni veramente fantastici. Spero con questo video di essere riuscito a trasmettervi almeno una piccola parte delle emozioni che ho provato io. Se così è stato, fatemelo sapere nei commenti.
e iscrivetevi al canale per non perdere le prossime avventure. Non dimenticate di dare un'occhiata agli altri video che vi lascio qui schermata finale. Se avete delle curiosità riguardo al mio equipaggiamento, vi ricordo che trovate tutti quanti i link in descrizione. Grazie per la visione, un saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao!